sono state scelte perché possiamo restare nel tema che abbiamo trattato questa mattina e questa sera, la guarigione dalla lebbra. Gesù guarisce la lebbra nostra. Gesù guarisce tutte le lebbre nei vizi capitali che infestano la nostra vita. Ed è bene che noi ritorniamo a riflettere su questi vizi, su queste opere della carne, come li chiama San Paolo, il quale ne enumera tanti, ma non le enumera tutte, queste opere della carne. Dobbiamo prendere coscienza di avere queste lepre dentro di noi e che veramente in noi c'è la superbia, in noi c'è l'invidia, in noi c'è l'avarizia, in noi c'è l'accidia, la tristezza. Sono i quattro punti cardinali a cui si rifanno tutte le altre affezioni che intoppidano la nostra vita spirituale. Di tutte queste affezioni, di tutti questi vizi, secondo le scritture, il peggiore è l'avarizia, il peggiore vizio è l'avarizia. Perché la superbia ci unisce al nostro io, la lussuria ci unisce alla nostra carne, invece l'avarizia ci unisce a qualche cosa che è fuori dell'uomo, ci unisce alla materia e ci avvilisce più che la superbia, più che la lussuria. Per questo Gesù è inesorabile contro l'avarizia, come dovresti inesorabile la scrittura del Vecchio e del Nuovo Testamento. Dice la scrittura, nil avaro scelestis, cioè niente è più scellerato dell'avaro. È la più grande scelleratezza secondo le scritture. E Gesù condanna l'attaccamento al denaro, per questo sceglie la povertà. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E per questo che Paolo ci dice che l'attaccamento al denaro è il migliore di vizi, perché il denaro è il Dio di questo mondo. E nessuno può servire, dice Gesù, a Dio e a Mammona, a Dio e al denaro. Per cui l'attaccamento al denaro è il peggiore di vizi. Ma per denaro noi intendiamo tutto. L'avarizia è più che l'attaccamento al denaro. E l'avarizia è spirituale che più ci tormenta quando noi non diamo agli altri, né a Dio né agli altri, quello che è dovuto a Dio e agli altri, e teniamo tutto per noi, allora si manca di giustizia. La giustizia che si obbliga a dare a ciascuno il suo. L'avaro
tiene tutto per sé. Ed è per questo che l'avarizia si oppone alla carità. La carità che è Dio e sta a pugni con l'essenza divina. La carità, se investe il nostro cuore, ci invita a donare tutto. A donare tutto a Dio, a donare tutto agli altri e a tenersi per noi nulla, perché siamo dono di Dio. Dio è semplicemente dono, dono di se stesso. Il Padre dona tutto se stesso al Figlio. Il Figlio dona tutto agli uomini, la sua vita. Lo Spirito Santo è il donatore, è il dono stesso. L'avaro invece tiene tutto per sé. E si contrappone all'amore. L'avaro ama se stesso e non dona se stesso a nessuno. Si attacca ai beni della terra. Egli coltiva una delle tre concupiscenze in modo straordinario. La concupiscenza degli occhi, il possesso. Vuole avere il possesso. E con questo possesso include il sesso e il successo. Ecco perché l'avarizia in senso più largo è il migliore dei vizi. Di cui dobbiamo liberarci per fare dare così luogo all'amore, alla carità che è il dono di noi a Dio e al prossimo. Chiediamo al Signore allora di liberarci da tutti i vizi capitali, dalla superbia, perché con la superbia è entrato il peccato nel mondo angelico e anche nel mondo umano, sarebbe simile a Dio. Chiediamo al Signore di liberarci dalle lussurie, dalle molte forme di lussurie che infestano il mondo, che oggi sono la piaga della società. Il mondo è immerso nella lussuria, è la condanna di Dio all'umanità che ha prevaricato e si è allontanata da Lui. Dio ha abbandonato l'umanità alla lussuria, alla perversione, perché non aveva conosciuto Dio. E la miseria morale che noi vediamo attorno è la condanna manifesta di questa generazione perversa che ha negato Dio, si è allontanata da Dio e Dio, come dice Paolo, l'ha abbandonato ad ogni scontesta morale. Anche noi siamo invischiati a causa delle lussurie dominante in questo male che come una pece si attacca a tutti. Chiediamo al Signore la liberazione da tutte le forme di invidia, soprattutto nella degradazione dell'invidia. Sappiamo che l'invidia è entrata in questo mondo proprio come la bava del diavolo. Per invidia è entrato il peccato nel mondo. Il maligno ha indotto per invidia l'uomo a peccare. Ha avuto invidia dell'uomo, perché l'invidia nasce dal non amore. Per il maligno che non ama più Dio e odia l'uomo, invidia lo stato dell'uomo, invidia la sorte dell'uomo. E per invidia ha trascinato dietro di sé tutta l'umanità e la bava del diavolo che ha infesto il genere umano e può infestare noi. Chiediamo al Signore di liberarci dalla tristezza. Diceva bene la nostra sorella,
che se abbiamo mille ragioni per essere tristi, dispiaciuti quantomeno, abbiamo 2000 ragioni per avere la gioia e il comando di Dio. E questa sera io voglio calcare la mano su questa gioia, dono dello Spirito. Proprio l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati ci parla della gioia, dono dello Spirito conseguente all'amore e che dona la pace. Il frutto dello Spirito è amore, gioia e pace. La gioia che viene dall'amore e produce la pace. Dio ci ha chiamati alla gioia, ci ha creati per essere felici, perché Dio è felicità e gioia. E noi siamo felici, siamo gioiosi quando possediamo Dio, perché la gioia viene dal possesso. Quanto più grande è il dono che possediamo, quanto più sicuro è il bene che possediamo, tanta maggiore è la gioia. Dio è il bene sommo e noi possiamo dire, possediamo Dio sicuramente. Dio non si allontanerà mai da noi, perché Dio è fedele a se stesso. E nonostante il peccato, se noi vogliamo, mai perderemo Dio. E per questo che la gioia è il retaggio nostro. L'invito ad essere gioiosi è l'invito che risuona in tutte le scritture del Vecchio e del Nuovo Testamento. Soprattutto l'annuncio della venuta di Cristo, gioia del Padre, perché chi è gioia degli uomini è un annuncio di gioia. Ricordate il capitolo 9 di Isaia. Il popolo che era nelle tenebre vide una grande luce e poi ebbe una grande gioia, una gioia più grande di quelle che si ha quando si mette o quando si vendette. Una gioia perché è nato un bambino in mezzo a noi, e questo bambino è la nostra salvezza, perché è il principe della pace, e Dio con noi, è Emanuele. E gli angeli sulla grotta cantano gioia. L'angelo dice ai pastori, vi annuncio una grande gioia, per voi e per il popolo tutto, vi è nato il Salvatore. E Gesù promette la gioia piena. Vi ho detto queste parole perché la gioia sia dentro di voi e la vostra gioia sia piena. Non è la gioia del mondo, è la gioia che Dio vi dà e che nessuno può togliere. Nessuno attende alla nostra gioia, né il maligno attende alla nostra gioia, né gli uomini attendono alla nostra gioia, né la sofferenza attende alla nostra gioia. Paolo, anche nella sofferenza e nella tribolazione, era nella gioia. Le lettere in cui egli parla della gioia, egli le scrive mentre è in catene, nella prigione. Sono le lettere della prigionia, e sono queste lettere che ridondano di gioia. Che il Signore ci dia la gioia di avere Dio con noi, questa gioia nessuno ce la può. E il dono dello Spirito, conseguente all'amore, che porta pace dentro di noi. Guardiamo adesso allo Spirito che produce bontà dentro di noi, produce fedeltà dentro di noi, produce mitezza e pazienza, produce il dominio di noi stessi. E lo Spirito Santo, fonte di gioia, che ci dà di godere